Ho un ginocchio bloccato, non si piega più. Cosa devo fare? Cosa mi sta succedendo? Qualche volta il ginocchio bloccato è qualcosa che colpisce all'improvviso, in un ginocchio magari un po' degenerato, in cui, che ne so, si è fatto una piccola distorsione camminando, correndo, oppure ci si è accovacciati e poi rialzati. Il blocco del ginocchio è una situazione non tra le più comuni, ma abbastanza frequente. Ecco, in questo video cerchiamo di affrontare cosa bisogna fare quando il ginocchio ci si blocca. Prima di andare a questo argomento, però, vi voglio ricordare che c'è la possibilità, attraverso un numero WhatsApp, di entrare in contatto con me per sapere, prima di venire a visita, se gli accertamenti che avete eseguito sono sufficienti, utili e giusti, per lo scopo della visita stessa, in modo da non dover tornare più volte eseguendo altri esami e perdendo tempo. Quindi ho questo servizio, è una specie di mini consulenza a distanza per sapere se avete tutto quello che serve, potete utilizzarlo. Abbiamo attivato anche le consulenze completamente a distanza, di cui potete parlare sulla mia segretaria, con la mia segretaria, trovando i contatti sul sito internet, in maniera tale da approfondire tutte le modalità, per poter, senza muovervi da casa, avere un parere professionale sulla vostra situazione tramite la telemedicina. Ma ora torniamo all'argomento di oggi, cioè dobbiamo parlare di questo ginocchio che si è bloccato. Il ginocchio bloccato, generalmente, se è un blocco articolare vero, dipende da una lesione del menisco. Il menisco può rompersi e girarsi all'interno dell'articolazione. Questo girarsi del menisco può incastrarsi all'interno della gola e fare difficoltà magari sia a estendere che a flettere. Questa è una delle poche urgenze mediche dell'ortopedia, a parte ovviamente le fratture, per cui bisogna in fretta rivolgersi a un ortopedico. L'ortopedico infatti proverà a sbloccare il vostro ginocchio in ambulatorio con un'anestesia locale, un'infiltrazione all'interno del ginocchio e con delle manovre specifiche cercherà di riportare il menisco al suo posto per poi fargli fare tutti gli accertamenti e vedere se veramente è il menisco e se si può fare qualcosa per operarlo e tornare alla normalità. Però col ginocchio bloccato non si può stare a lungo, quindi se vi è successo, mi raccomando, accesso al vostro ortopedico di fiducia oppure in mancanza di una conoscenza del vostro ortopedico di fiducia, anche il pronto soccorso può fare questa manovra. Di fatto quindi il blocco del ginocchio vero risponde a questa causa. Esistono poi tutta una serie di pseudoblocchi, cioè di sensazioni come se il ginocchio si bloccasse e poi di fatto il ginocchio bloccato non è. Può essere una sensazione altrettanto fastidiosa, può dipendere da dei corpi mobili all'interno del ginocchio, come delle specie di sassolini che girano, e quando vanno nel punto giusto, tac, danno una sensazione di blocco e magari un'infiammazione, un gonfiore al ginocchio. A volte possono essere delle instabilità di rotula, perché l'instabilità di rotula causa come dei cedimenti più che altro, che possono però in alcuni casi dare sensazioni di blocco. Oppure ci sono sempre i pseudoblocchi da lesioni del crociato anteriore. Il crociato anteriore si lesiona, si accartoccia davanti al ginocchio e può dare delle sensazioni di blocco anche quello. Quindi abbiamo visto in questo filmato diverse condizioni in cui può esserci il blocco vero in cui non riuscite né a piegare né a estendere il ginocchio è un'urgenza. Quindi dovete trovare il vostro ortopedico di fiducia, fare una manovra o andare in pronto soccorso. Poi dopo accerteremo le cause, quindi faremo una risonanza magnetica per verificare perché è successo e un successivo trattamento se sarà necessario. Thank you.